due tragedie di quelle che spezzano cuore e vita sono proprio tante per un uomo, soprattutto quando si tratta di un figlio di 10 anni strozzato e poi strangolato e di una moglie strozzata e strangolata a distanza di circa 20 anni dall'omicidio di suo figlio. Ecco, ma per capire il senso profondo della tragedia legata alla morte di sua moglie, Lorandi, un delitto per il quale lei sconta Sì. l'ergastolo, è un delitto del quale lei si professa innocente, è necessario spingere a ritroso le lancette del tempo, un salto lungo che porta a oltre 20 anni or sono, quando il 29 maggio del 1986, in una radura del Monte della Maddalena, che è un'altura che fa da fondale alla provincia di Brescia, dopo angosciose ricerche viene trovato il corpo senza vita del piccolo Christian, figlio unico suo e di Clara Bugna. Per l'omicidio del suo bambino, per l'orrore di questo gesto, i sospetti caddero su di lei, Lorandi. Ecco, ma perché? Cosa ha potuto indurre gli inquirenti a orientare le indagini nella sua direzione? Insomma, cosa c'era nel suo presente, nel suo passato, Lorandi? Ecco, che potesse spingere appunto a sospettare di lei. Nel mio passato non c'era niente perché non è che avessi da soldi a qualcuno dare soldi o uno che si. Non so, forse spiegarmi. Per quello che so io, sono sempre lavorato, sempre. Non c'era motivo che io facessi una cosa del genere. Essere poi l'unico figlio che avevo. Lorandi, per un gesto così atroce, qual è il movente che le è stato attribuito? Ma il movente, l'interrogatorio, quando venivano i carabinieri prima di arrestarmi, dicevano che avevo ucciso mio figlio perché sono venuto a sapere che non era figlio mio, che era figlio di un altro. E lì, insomma, sono andati avanti con interrogazioni Ma su quale base? Da quanti anni stava insieme lei lì. Io ho conosciuto con Clara Clara? che aveva 13 anni. Siamo stati 8 anni fidanzamento e 43 anni sposati. Ma glielo dicevano in modo provocatorio, Sì. Lorandi? No, perché io le dico che l'accusa che a suo tempo le è stata mossa, appunto per Sì. omicidio di suo figlio, è partita dal presupposto che lei, in difficoltà economiche dovute, diciamo, a difficoltà, al fallimento della sua piccola azienda di marmi, avrebbe organizzato e partecipato al sequestro di suo figlio, contando avventurosamente, peraltro, su una colletta che magari sarebbe stata raccolta, organizzata dalla gente del paese, da gente di Nuvolera, per ottenere il riscatto. E poi, purtroppo, al di là di ogni sua previsione, questo secondo quell'accusa che le è stata mossa, il suo bambino sarebbe stato poi ammazzato dai suoi complici, i complici di questo rapimento, autentici mostri peraltro di ferocia che avrebbero anche non solo strozzato il piccolo, ma gli avevano anche stretto al collo un filo di ferro, insomma. E quindi con l'accusa terrificante di essere in qualche misura coinvolto nell'omicidio di suo figlio, lei era finito in galera, insomma. Va però detto che in quella circostanza drammatica lei, Lorandi, ce l'ha messa proprio tutta per farsi ritenere colpevole, per destare dei sospetti. Perché ha avuto dei comportamenti, mi scusi Lorandi, ma così assurdi, così sconsiderati, da mettere gli inquirenti, sinceramente, in condizione di convincersi che lei fosse realmente coinvolto nell'omicidio di suo figlio. Ora, le riassumo io. Lei, Lorandi, nel pieno delle indagini, cosa fa? Prima lei fa pervenire agli inquirenti una lettera anonima, nella quale veniva prospettata una ricostruzione avventurosa dei fatti. C'era scritto in questa lettera che Christian sarebbe stato rapito e poi ucciso per uno scambio di persona, perché oggetto di quel rapimento sarebbe stato, doveva essere insomma, un bambino omonimo, però di famiglia ricca. Naturalmente gli inquirenti si rendono conto molto presto, insomma, che quella lettera anonima Non l'aveva scritta lei, è Lorandi, e a quel punto lei viene arrestato. Ma scusi, Lorandi, ma come le è venuto in mente
parte, insomma, di scrivere quella lettera, di infilarsi mani e piedi in quella storia? Lei si rende conto? La lettera l'ho scritta perché, a forza di parlare di sequestro e di dire che non era mio figlio, e sempre vederli sempre lì attaccati a Laurent di Bruno, è venuto in mente proprio scrivere una lettera che è stato un rapimento, provare a vedere se guardavano un'altra direzione. Lei è stato arrestato anche per la fesseria di aver scritto questa lettera. Sì. Perché poi lei, una volta arrestato, anziché insomma starsene tranquillo, aggrava la sua posizione e fornisce agli inquirenti un'altra versione dei fatti. Lei dichiara che la morte di Christian era avvenuta in sua presenza per un assurdo, incredibile incidente. Cosa racconta lei agli inquirenti? Che Christian, per gioco, mentre saltava fuori dalla sua macchina attraverso il finestrino, si era procurato accidentalmente una lesione mortale. A quel punto lei, Lorandi, anziché portare il suo figlio in ospedale, così in preda al panico, per paura, avrebbe nascosto il corpo di suo figlio e avrebbe nascosto l'accaduto e il corpo di suo figlio. Insomma, dichiarando agli inquirenti che era accaduto questo, sì, lei però dichiarava di essere in qualche modo coinvolto, se non altro perché presente nella tragica fine di suo figlio. È tutto giusto fino a qui, Lorandi? Ecco. Ma non è tutto qui, perché lei alla fine, dopo aver confezionato questo pacchetto di balle, di scusi, insomma, di assurdità, smentisce tutto. E cosa dice agli inquirenti? Non è vero niente, mi sono inventato ogni cosa, insomma. Ecco, Lorandi, sia pure alla distanza, ecco, la domanda si impone, ecco. Ma come le è venuto in mente di agire in quel modo, di imbastire quelle menzogne folli, deliranti, insomma? Lei non si rendeva conto in quel momento di firmare un'ipoteca che avrebbe, un'ipoteca morale naturalmente, sì, che avrebbe per sempre pesato su di lei, non se ne rendeva conto? No, mi facevano vedere le fotografie dei loro bambini. Se giuri sulla testa di mio bambino, guarda che se dici quello mai è stata, ti lasciamo andare. E mi sono inventato un po' tutto. Dopo, nel vedere che invece mi hanno arrestato davvero, quando venite interrogatorio, io ho detto, guardate che quello che ha detto io non è vero niente, perché ho dovuto inventarmelo, perché, non so, forse per allontanarvi un po' voi da Laurent di Bruno. Laurent di Bruno di fesserie ne ha fatte proprio un bel pacchettone. Comunque lei, insomma, con l'accusa di aver ucciso suo figlio, sì, comunque lei non solo è andata in galera, ma è stato processato. E al termine però di 3 gradi di giudizio, sì, lei è stato assolto con formula piena, sì, assolto per non avere commesso il fatto. Comunque Lorandi, suo figlio qualcuno l'ha ucciso, ecco, lei un'idea se l'è fatta, qualche sospetto, lei ce l'ha su chi possa essere stato? Ma c'erano delle perizie da fare che potevano fare se volevano farle. Ora, Lorandi, veniamo al punto, che è il punto nodale di questa vicenda. Un marito, ecco, il padre del proprio bambino, viene accusato di averlo ucciso. Di fronte a un'accusa così tremenda, sua moglie, Clara Bugna, nei suoi confronti che posizione ha assunta? Io credo nell'uomo che ho vissuto vicino per 20 anni. Quando mi daranno prove, forse mi dirò che anch'io ho sbagliato. Ma finché questa cosa non sarà chiarita, io rimango vicino a mio marito. Lui era un uomo che ha amato moltissimo il suo bambino, l'ha desiderato, le è sempre stato molto vicino. Non so come possa credere alle cose che mi si dice e che non mi si dia prova. Voglio la verità, questo è l'importante. Ma mia moglie mi ha sempre creduto innocente ancora dal primo giorno. Lo abbiamo desiderato tanto, ste bambino, e per lei io ero proprio l'unica persona che non poteva aver fatto una cosa del genere, come l'ha sempre detto. Mi ha sempre stata vicina, mi ha sempre aiutato, mi ha sempre confortato, mi ha dato la forza di andare avanti, perché era un po' dura. Però ci siamo sempre stati assieme, siamo sempre affrontato il bene e il male assieme. Comunque, Lorandi,
in quella tragedia che non trova aggettivi, la figura di Clara, ecco, si staglia con uno strazio e con una dignità assoluti, insomma, ecco, è una figura gigantesca quella di sua moglie. Per esempio, risulta che nessuno abbia mai visto Clara piangere per quel suo bambino perduto. Mai. Non l'hanno mai vista piangere, come non hanno mai visto Lorandi piangere. Quando la sera eravamo a casa, se volevamo piangere, piangevamo tutti e due assieme per il nostro bambino. Però fuori, anche il giorno che è iniziato ad andare a lavorare, che lei poi ha dovuto affrontare, che lavorava in un albergo, affrontare la gente sempre col sorriso, però non si è mai fatta vedere che dentro però si soffriva tanto e era difficile che Clara dimostrasse fuori o piangere per farsi vedere, per farsi compatire, era una cosa difficile. Alla sera stava a casa, si guardavano le fotografie, si piangeva, e per noi era così. Superato il processo, Lorandi, lei e Clara come avete affrontato quella vita senza Christian, intendo? Ecco, come spendevate quei vostri giorni mutilati? I nostri giorni erano alzarsi la mattina, salutarci, andare a lavorare. Lei lavorava anche la domenica. Per 10 anni siamo andati avanti così. Fino a quando un giorno, che oramai si sommava appunto a 10 anni, a giorni stanchi di tristezza, sì, di dolore, Clara ritorna a casa sventolando un foglio di giornale. Cosa c'era scritto di così interessante su questo foglio, Lorandi? C'era scritto un corso di ballo, mi pare, una cosa del genere. E mi ha chiesto, guarda che è fuori del paese, non ci vede nessuno perché ancora c'era un po' di... è fuori Brescia, appena dopo Brescia c'è una scuola da ballo, se vogliamo andare, dai, andiamo la sera, tanto... E allora andiamo. Quindi Clara viene con questo, con, sì, questo foglio, sventolando questo foglio, questa scuola di ballo, quindi un'iniziativa di Clara. E lei però mi ha detto una frasetta che così lascia spazio a certi dubbi. Perché fuori del paese? Scusi, perché fuori Nuvolera? Perché lei era ancora, non so, perché le chiacchiere erano un po' tante. C'era ancora gente che chiacchierava per Clara e... suo comportamento che aveva, insomma, non vederla piangere, non vederla, per loro era una cosa, non so, o per far vedere che uno sta soffrendo, deve piangere proprio, farsi vedere. Ma io spero che fosse una vostra impressione, perché non voglio proprio credere che la gente di Nuvolera non fosse così poco generosa. Ma non è l'impressione, è il carattere che aveva Clara, forse... che pensassero, che loro dicessero così. Amiamoli queste persone. Quindi lei comunque vi iscrivete a questa scuola e lei lo fa soprattutto per compiacere, sì, Clara, insomma. Sì, certo. Perché invece, lei non mi sembra, insomma, mi sembra piuttosto l'orso Pippo, insomma, piuttosto, sì, che un ballerino. Io ballare proprio, ero zero proprio. Zero, era la prima lama di luce, sì, che si apriva nel buio di quegli, sì, anni, insomma. Voi cominciate a respirare ancora nuovamente la vita, sì, con questa scuola di ballo e si può dire quasi quasi che la vostra vita ricomincia sui passi di danza. È ricominciata da lì. Oltretutto, questa scuola di ballo vi apre anche altre strade, perché fate dei nuovi amici. Sì, quando hanno conosciuto Clara, che dopo sono venuti anche a sapere, perché non era gente di Nuvolera, quello che era successo, loro sono attaccati proprio come un'amicizia, proprio amici e amici proprio. Noi ci trovavamo tutte le sere per andare a ballare e abbiamo fatto anche i viaggi assieme a loro. Messico, in Egitto, sì, in Sardegna. Dopo anche le ferie non lasciavamo più perdere niente, anche il sabato e la domenica si partiva, si andava a Baldinon. Questo all'esterno, ecco. Ma all'interno del vostro rapporto di coppia, ecco, come funzionava il vostro rapporto a due? Bene, benissimo. Alla grande proprio. Sì, una coppia proprio che... dove c'era Bruno c'era Clara e dove c'era Clara c'era Bruno. Ma noi siamo stati, forse esagero, però siamo stati una coppia felice dopo i nostri 10 anni di sofferenza che abbiamo fatto. Ma infatti, Lorandi, per verità di cronaca, ecco, va detto che raramente si sente parlare di una coppia come dopo la tragedia si è sentito parlare
tutte le persone che vi conoscevano hanno parlato di voi, hanno parenti, amici, conoscenti, insomma hanno parlato di voi come una coppia modello, sì. Sempre insieme, sempre in sintonia, sì. Mai un litigio, questo mai. Detto dagli altri, no, mai uno mai, sgarbo, mai, nessuno dei vicini che mai. Abbia mai sentito un mai. Vociare fra di voi, anzi ci sono degli amici di Clara che hanno raccontato che Clara, facendo riferimento a lei, diceva il mio Bruno, sì. Così si riferiva a lei. Ecco, Lorandi, noi siamo qui a parlarci per quanto è accaduto, però la vera grande protagonista assente di questa storia è proprio Clara, sua moglie. Ecco, in realtà di Clara noi sappiamo tanto, ma anche tanto poco. Ecco, ce la racconti lei, sua moglie, insomma, com'era Clara? Clara era una donna, come si dice, favolosa. Noi lavoravamo tanto perché abbiamo sempre lavorato tutti e due, però le piaceva anche divertirsi, le piaceva comprare cose per casa che le piacevano. Insomma, a quanto risulta Clara era una donna... Ma molto forte. Ecco, forte, insomma, decisa, disponibile, ma decisionista. Cioè, i calzoni li aveva su lei in casa, come si dice a Brescia, almeno chi comandava era lei. Una delle volte ci siamo parlati, lei mi ha detto, Clara era l'anima di tutto. E risulta addirittura che comunque fosse lei, fosse anche la cassiera, vero, sì, di casa, sì. Insomma, amministratrice unica di tutti i beni, insomma. Cioè, ma è vero che lei a fine mese, quando prendeva lo stipendio, consegnava tutto? Tutto. Le davo i soldi, non so quanti soldi ho, non so quanti soldi ha messo via, non so quanti soldi aveva, non so niente. Insomma, so che quando dovevo andare da qualche parte, Clara mi occorrono i soldi, qua. Se doveva andare via, era già pagato, perché era già pagato Clara. Insomma, le dava però la paghetta. Che dava tutto era lei. Le dava la paghetta, insomma, sì. Come si fa con i ragazzini. Insomma, e lei stava bene così, però sì. Insomma era... Cioè, a me andava bene così, perché meno responsabilità si arrangiava, basta. Senta, Lorandi, però per evitare di fare il santino a sua moglie, ma c'era qualcosa di sua moglie che non le piaceva? Guardi, che io le posso dire almeno 6-7 cose di mio marito che non mi piacciono, ma nessuno mi può accusare di volerlo uccidere, Quindi... qualcosa. Non troverei una cosa di dire, sì, guardi, non mi piace, no, niente. Clara era troppo perfetta. C'erano anche le sue amiche che le chiamavano la perfettina, perché lei era troppo perfetta. Senta, Lorandi, questo lo dico per poi fare capire delle cose che spiegheremo successivamente. Sembra che Clara fosse anche una molto metodica, cioè, non so, che le voglio dire, si stirava il martedì? Il venerdì dal parrucchiere, corrisponde questo? Sì, non l'ho mai vista Clara stirare, non ho mai visto Clara a lavorare dopo le 7 o le 6:30 che vengo a casa io. Se lo faceva il martedì, perché il martedì era il suo giorno di riposo. Se doveva stirare qualcosa per lei o per la mattina, la mattina, siccome iniziava alle 10 andare a lavorare, alla mattina si stirava la roba che occorreva. Però io da vedere una volta a portarmi fuori la stirella, o come si fa a attaccare il ferro, o come si fa a metterla in piedi, guardi... Ma questo lo faceva per civetteria? Perché? Perché si ricordava così? Ma perché le piaceva, quando venivo a casa, stare lì con lei e... Lorandi, arriviamo ora all'ultimo periodo della vita di sua moglie. Insomma. Ecco, dall'album dei ricordi di chi conosceva Clara, ecco, emerge il ritratto di una donna, ecco, che dopo gli anni bui successivi alla morte del vostro bambino, di Christian, appariva più serena, ecco, in qualche modo pacificata anche con il suo dolore. Lei questo lo conferma, Bruno? Sì, lo confermo, perché cioè, il dolore c'era sempre, perché non abbiamo mai passato un sabato senza andare al cimitero del bambino. La vedevo più felice, più rilassata, anche con le amiche, cioè la vedevo più, non so, più libera, più contenta. Aveva tutto quello che voleva, cioè non le mancava più niente, aveva la sua casa, l'ha fatta come la voleva lei. Abbiamo speso un sacco di soldi a metterla a posto. Tutto quello che ha deciso lei. Comunque, lei conferma che nell'ultimo periodo della vita di sua moglie lei in qualche modo si era pacificata anche in qualche modo col suo dolore. Ecco, però questa forma di serenità ritrovata significa anche che Clara avesse rinunziato all'idea di che fosse trovato l'assassino di suo figlio, perché risulta da persone vicine a Clara che
sua moglie avesse presente come idea irrinunciabile, invece quasi un'ossessione, che fosse trovata la verità sulla fine di Christian, del nostro figlio. Ecco, insomma, per lei, ecco, era irrinunciabile il bisogno di guardare negli occhi chi aveva ucciso il suo bambino. E, insomma, a quanto risulta, Clara a tal punto non si era rassegnata che l'assassino di suo figlio restasse impunito, e che quando la procura decise a un certo punto di riconsegnarvi gli abiti, i pannucci di vostro figlio, Clara aveva rifiutato, insomma. Ecco, un rifiuto, quello di sua moglie, che era legato proprio a queste tecniche, nuove tecniche di indagine, basate sulla possibilità che il DNA, diciamo, individuasse magari una macchia, un'impronta, una qualcosa, insomma, attraverso il RIS dei carabinieri. Volevamo sapere la verità tutti e due. E siamo sempre andati là a chiedere come andavano le indagini, come andavo io, come andava Clara, come siamo andati là una volta o due volte assieme all'avvocato. Tre volte siamo andati. Senta, Clara è stata sempre fiduciosa nel tempo, nella sua innocenza? Sì. Ecco, nella sua estraneità? Sì. Io ho avuto gli avvocati, ne ho avuti due o tre, però il quarto l'avevo in casa. Era peggio dell'avvocato, ma torturato fino a... insomma, si è reso conto che Lorandi Bruno non c'entrasse. Ho fatto veramente da giudice, perché io volevo sapere ancora com'erano le cose. E infatti ho continuato a interrogarlo e a fare domande e a chiedere cos'era successo. E lui mi ha continuato a dire che lui non aveva fatto niente. Col carattere che aveva Clara, non so se Bruno Lorandi stava in quella casa lì. Comunque, Lorandi, fra luce e ombre abbiamo attraversato insieme 20 e più anni della vostra vita, della vita sua e di Clara, insieme intendo. Sì. Ecco, arriviamo ora al 10 febbraio del 2007, che è una data che traccia la linea buia di un destino senza orizzonte. Ecco, Lorandi, però, prima di arrivare al 10 febbraio, vorrei che lei ci ricostruisse, se lo ricorda, insomma, come avete trascorso il 9 sera, ecco, la sera prima della tragedia. Mi ricordo perché, giusto, perché era il giorno 9 e la vigilia del mio compleanno. Il 9 sera sono venuto a casa alle 6 dal lavoro e, come ho visto Clara arrivare con la macchina, ho acceso il gas. E difatti, dopo 5 minuti, 10 minuti, è venuto su e le ho detto: cavoli, dove sei stata fino adesso? E aveva in mano come si chiama? Della biancheria, insomma, sul braccio. Ma dopo un bacio mi ha detto: ho portato su della roba asciugare, mi pare. Perché stendete i panni giù in questo garage? Sì, perché c'è giù la lavatrice, c'è tutto giù, insomma, su non abbiamo niente. Ed abbiamo mangiato tutti e due assieme, ho tirato fuori la busta paga, gliel'ho data, perché prendo solo le straordinarie in liquido e 100 euro di mancia tutti i mesi. Le ho dato i soldi a lei, 600.000 lire mi pare, e 100, Clara mi ha detto: questi qua li prendi perché il giorno dopo era il mio compleanno. Perché sul lavoro, quando uno fa gli anni, devi andare fuori a prendere colazione per tutti. E me l'ha messa nel portafoglio, sul tavolo lì vicino, dove avevo le chiavi. Abbiamo mangiato, all'hotel 10, abbiamo iniziato a guardare quelle trasmissioni, quelle di pacchi lì che fanno vedere la sera. Verso le 11 mi è venuta vicino, ha iniziato a toccarmi, stai diventando vecchio qua e va, e lì abbiamo iniziato a fare l'amore, lì sul divano. È consolante, anche dolcissimo, che una coppia a distanza, sì, poi sì, di tanti anni, viva ancora questi ardori da sofà, diciamo, sì, insomma. Sì. Cioè, sempre così fra di sì, voi. Sì, ma ardori da sofà, però le facevamo tante volte, insomma, non è che ne facevamo uno al mese. Quindi cioè, erano ardori frequenti, insomma, c'era sì, ci piaceva tutte e due. Ecco. Sesso acceso fra di voi. Sì. E siamo andati a finire a letto lì, abbiamo fatto l'amore tutti e due, è venuto mezzanotte. Quindi praticamente questa è l'ultima sera, ecco. Sì. Vorrei però, Lorandi, che lei ricordasse per noi come ha ricostruito anche a verbale le prime ore di quel mattino, di quello che sarebbe stato l'ultimo mattino. Quel mattino lì mi sono alzato, sono state le 6:15. Clara mi è venuta vicino, mi ha detto: eccolo qua il mio vecchio. Mi ha preso per il collo, mi ha tirato le orecchie e mi ha dato un bacio, mi ha detto: guarda, di regalo non ti ho fatto niente,
però ho prenotato 4 o 5 giorni in Val di Noni. Quando andavo io a lavorare era sempre a letto, tanto andava alle 10 lei. Sono passato di Clara, le ho dato di nuovo un bacio, poi sono andato verso la porta, ho preso il mio portafoglio e le mie chiavi sul mobiletto, dove c'erano la sera. Ho aperto la porta con le chiavi che c'erano già dentro, che sono quelle di Clara, le ho tirate fuori e le ho messe sul mobiletto che c'è proprio lì vicino alla porta. Ho preso la bicicletta e la sono andato sul lavoro. Ora, siccome lei sa bene che purtroppo quando c'è una vicenda giudiziaria ogni elemento può avere una doppia lettura, ecco, io devo necessariamente ricordarle che questo particolare dei 100 euro che sua moglie, che lei dice che sua moglie le aveva dati per offrire la colazione, così, è stato un elemento che è stato letto in termini a lei contrari, perché per l'accusa lei avrebbe offerto la colazione ai suoi compagni di lavoro, ai suoi colleghi di lavoro, come testimonianza per dimostrare che nell'ora in cui sarebbe dovuto accadere quello che è accaduto, cioè l'omicidio di sua moglie, lei era presente in azienda, insomma. Sì. C'è qualche obiezione che può fare questo? Lei era soltanto no. Colazione, no, con la colazione no. Che poteva dimostrare di essere indetta. No. Faccia capire. Io 20:15 ero sempre sul lavoro. Se non accendo il compressore nessuno può lavorare, perché le macchine vanno col compressore. E io tutte le mattine il lavoro che dovevo fare è accendere il compressore. E così ho fatto quella mattina lì. Lei quindi entra in azienda, intorno alle 6:50, offre la colazione ai suoi compagni, mette regolarmente in moto le macchine, insomma, mette mano alle sue mansioni, però alle 10:19 in punto le arriva sul cellulare una telefonata. Chi è che le telefona allora? La titolare dove lavorava mia moglie mi ha detto: guarda che Clara stamattina non è venuta a lavorare, doveva andare da qualche parte. Che lavoro è? Mi scusi se lei ci vuole diciamo precisare dove lavorava sua moglie. Alla Scaiola, cioè al ristorante. La Scaiola faceva cameriera. Al ristorante. Sì. Io ho detto, non doveva andare da nessuna parte. E Clara è a casa. No, guarda che siamo già andati là noi e Clara non c'è. Chi era andata a casa oltre lei? Lei è la signora Caldera. La signora della, che abita del palazzo sotto. Sì. Ecco, quindi sono due persone. Sì, due. E quindi questa signora era andata, aveva bussato alla porta, sì. E sua moglie non... Ecco. Lei ricorda con la proprietaria del ristorante il fatto che sua moglie non si fosse presentata? Che cosa le dice? Perché questa frase ha avuto molto, molto peso nel processo. Sì, le ho detto, guarda che doveva stirare, poi mi ha detto che veniva a lavorare. Ecco. La cosa che, insomma, in fondo si sono chiesti gli inquirenti e chiedo io a lei. Ecco, di fronte a una comunicazione che poteva risultare allarmante, perché sua moglie non dava cenno di sé, com'è che la sua reazione è stata questa? So che mia moglie doveva stirare. Perché al venerdì sera, quando è venuta a casa dalla parrucchiera e aveva in mano ste biancherie che ha portato in camera del bambino. Ecco, lei mi ha detto, insomma, che doveva stirare perché c'ho... Quindi sostanzialmente, ecco, quando lei ha avuto questa telefonata, lei non si è allarmato? No, neanche un po'. Lei sa che questa frase che lei ha detto, so che mia moglie doveva stirare, è stata letta come grave indizio di colpevolezza da parte sua, perché l'accusa cosa ha detto? Lui ha detto che la moglie doveva stirare per lasciare supporre che quando lui è uscito di casa la moglie era ancora viva e che lui sapeva che avrebbe stirato. Tornando alla sequenza dei fatti, allora lei lascia il lavoro, va a casa. Corro a casa e come corro a casa sulla porta del condominio c'erano lì tutte e due le signore, la Cristina e la Caldera. E mi hanno detto, guarda che abbiamo già suonato e bussato alla porta ma la Clara non c'è. E sono salito le scale, sono andato su, ho preso le chiavi, ho aperto. Sono entrato, c'è il corridoio a diritto così e la camera la nostra è in fondo. Nel fare il corridoio così, dentro c'era tutto spento, tutto buio. Fare il corridoio così, però c'è un po' di chiaro che viene dalla finestra, dalla cucina, perché non ci sono tapparelle, lì c'è un vetro grande
un po' rotondo lì, e c'è una striscia così di chiaro, e devo entrare per andare in camera, proprio di trovarmela in camera, e girarmi così, ho visto queste strisce della, di chiaro, la pancia di Clara qua così, pezzo di... E mi sono messo a gridare, la mia Clara, e mi sono sentito prendere alle spalle, tirare fuori dalla porta, e le signore che chiudevano la porta. E mi sono trovato seduto su un divano lì, e mi davano delle gocce, continuavo a gridare alla mia Clara, ma quello che ho fatto quando sono entrato. Quindi questa è la ricostruzione dei, dei suoi ricordi. Insomma. Sì. Ecco. Allora... Io devo necessariamente ricordarle invece quello che è stato raccontato da, da chi era con lei, da queste due signore, insomma, ecco, perché da loro testimonianza risulta, insomma, quindi lei apre la porta di casa e a quanto loro dicono lei non sarebbe neanche entrato in casa, insomma, lei da dove, dalla porta di casa avrebbe visto soltanto una parte del corpo di Clara. No, sono entrato in casa, non facevo andare in casa. Loro dicono di no, sarebbe rimasto sul pianerottolo e gridando e piangendo, come ha detto lei. Sì, la mia Clara. E allora, insomma, ci sono delle domande che si impongono, insomma, ecco, lei, Lorandi, vedendo, ecco, sua moglie per terra, anzitutto cosa ha immaginato che le fosse successo? Immaginato niente quel momento lì, però come sono entrato a vederla là per terra così e mi sono messo a gridare la mia Clara e mi sono sentito spingere fuori dalla porta. Ma anziché gridare la mia Clara, io le dico quello che hanno detto gli inquirenti, perché non si è precipitato sulla sua Clara per soccorrerla, per vedere cosa le fosse successo? Mm-hmm. Magari la sua Clara era svenuta, magari aveva avuto un malore, ma cosa ha pensato lei? Niente, che stava male. E perché non è andata a soccorrere? Perché non sono riuscito, perché mi hanno preso per le braccia e mi hanno portato fuori, sulle spalle qua, mi hanno tirato fuori dall'appartamento, tutte e due, e hanno chiuso la porta. Basta, quello che ricordo io è quello lì. Perché lei ricorda che cosa hanno pensato, cosa c'è scritto negli atti di un processo, insomma, perché lui già sapeva che aveva ammazzato sua moglie. Ad ogni modo, Lorandi, questo è il punto in cui le due tragedie che hanno segnato la sua esistenza si congiungono in una sintesi fatale, perché con la morte violenta di sua moglie, ecco, la tragica fine di suo figlio riemerge come il fantasma di una memoria che ha in sé il segno crudele di una maledizione. Perché da quel momento, infatti, tutto quanto è accaduto, tutto quanto lei ha detto, tutto quello che ha fatto, tutto quanto è stato visto e fatto da lei, è stato letto nell'ottica di ciò che si era verificato 20 anni prima con l'omicidio di suo figlio, con la morte di suo figlio, per la quale, omicidio per il quale lei è stato processato e assolto. Sì, sì. Ecco, però Lorandi, una vicenda che comunque, malgrado l'assoluzione, ha lasciato su di lei il marchio indelebile del sospetto, un'ombra buia che non si è mai diradata. Ecco, comunque Lorandi, dopo la scoperta del corpo di sua moglie, del corpo purtroppo senza vita di sua moglie, lei si sente male. Sì. Lo ricorda? Sì. La pressione le schizza a 1000 e una dottoressa che interviene la fa ricoverare immediatamente in ospedale. Per quanto riguarda la fine violenta di sua moglie, partono naturalmente subito le indagini e malgrado sua moglie venga trovata con la cintura dell'accappatoio stretta intorno al collo, gli inquirenti escludono subito la possibilità del suicidio. È così, Lorandi? L'ultima cosa che avrebbe fatto Clara è quella lì di togliersi la vita per conto suo. A quel punto, forse anche per quella maledizione antica, ecco, legata alla morte di suo figlio, i sospetti degli inquirenti si concentrano su di lei. Lorandi, ecco. Ora, Lorandi, analizziamo insieme gli elementi di questa vicenda. E chiedo a lei di spiegarci i motivi per i quali lei sostiene che la condanna che le è stata inflitta, una condanna all'ergastolo, sarebbe frutto di un drammatico errore. Insomma. Ecco, noi partiamo insieme dalla scena del crimine. Ecco, cominciamo dalla porta di casa. Sì. Ecco. Quando lei con le due signore arriva al suo appartamento, alla porta di casa, la porta com'era chiusa?
La porta era chiusa a chiave e io ho dovuto mettere le mie chiavi e aprirla. Io tanto le ho chiesto, perché lei lo sa che le chiavi di casa di Clara non sono mai più state ritrovate. Non sono state trovate. Ecco, e logicamente per gli inquirenti e poi per i giudici queste chiavi le avrebbe fatte sparire lei. La porta di casa Lorandi, dell'appartamento dei coniugi Lorandi, si chiudeva a scatto, cioè bastava tirare la porta e assicurarsi che si chiudesse, non è necessario quindi chiuderla con le chiavi. Se Lorandi avesse, fosse stato l'assassino, il creatore della mise en scène, così come poi gli è stato contestato, avrebbe sicuramente si sarebbe comportato diversamente e quindi avrebbe tirato la porta assicurandola senza chiudere la chiave e quindi poi andando sul posto di lavoro. Ma Clara in sua assenza era tipo da aprire la porta a sconosciuti? Se ha aperto perché lo conosceva, cioè una persona che è venuta ancora a casa. Ora entriamo insieme in casa, Lorandi. Clara era riversa senza vita accanto al divano del soggiorno, stretta al collo, la cintura dell'accappatoio. Ma a destare interrogativi è stato il fatto che la casa era in perfetto ordine, cioè c'era solo un'anta del mobile del soggiorno spalancata e un cassetto dello stesso mobile semiaperto. Ci troviamo su questo. Quindi niente caos, niente sedie rovesciate, niente soprammobili in frantumi, ecco, nulla insomma che lasciasse intravedere che Clara potesse essersi difesa, potesse avere colluttato con qualcuno. Insomma, Clara sostanzialmente si sarebbe lasciata uccidere come un agnello sacrificale, insomma, ecco. Circostanza ritenuta dagli inquirenti inverosimile. Ecco, lei, Lorandi, come spiega quest'ordine, questo fatto che, non, insomma, che la casa fosse in perfetto ordine, con una Clara morta per terra, con un strangolato? Ordine ci deve essere, perché la casa è sempre stata in ordine. Sì, ma se viene una persona per ammazzarti? Se è venuta una persona che conosce, e perché è venuta? Cioè, non so se è venuto per i soldi, se è venuto per chiedere qualcosa, non so cosa che sia successo. Se c'è una persona che subisce un'aggressione, si difende, cioè cadono soprammobili, si rovesciano sedie, ecco, sostanzialmente niente di tutto questo. Ma c'è stato un altro dato che ha suscitato dubbi, ha suscitato sospetti su questa scena ritenuta dagli inquirenti una messa in scena organizzata da lei, Lorandi. L'appartamento era avvolto nel buio, ecco. Le tapparelle di casa infatti erano tutte abbassate. Ecco, sì. La domanda che gli inquirenti si sono fatti, insomma, che rivolgo a lei, ecco, si sono detti, ma com'è possibile che Clara stirasse al buio? Come si fa a stirare al buio? Insomma, lei come lo può spiegare questo, Lorandi? Ma avrà stirato anche con la luce accesa, ma faccio saperlo io. Quando sono andato via io, Clara era a dormire, ma faccio sapere cosa ha fatto dopo. Chi se l'ha entrato avrà acceso anche la luce o l'ha spenta prima di andare via, l'ha chiusa dentro, la faccio io saperlo. Cioè, questa è giustamente una sua ipotesi. Ad ogni modo, Lorandi, lei lo sa che logicamente l'opinione del convincimento degli inquirenti è stata un'altra, insomma. Cioè che sostanzialmente lei aveva ucciso sua moglie e non aveva alzato le tapparelle perché sennò i vicini avrebbero visto quello che succedeva dentro e quello che era accaduto dentro. Ecco, un ultimo dato, Lorandi, anche se non ultimo nel metodo di valutazione poi degli inquirenti. Ecco, nel letto matrimoniale, insomma, fra le lenzuola, sulla trapunta, sul cuscino, sul pigiama di Clara, ma anche sui pantaloni del suo pigiama, Lorandi, sono state rinvenute delle macchie di sangue che poi sono risultate appartenenti a Clara e alcune macchie di sangue miste a saliva sul cuscino. All'analisi è risultato appunto, come le dicevo, che le macchie appartenevano a sua moglie. Ecco. Per queste tracce di sangue, queste tracce ematiche di Clara, sulle quali molto ha puntato l'accusa, Lorandi, lei che spiegazione ha dato? No, guardi, pensare a quelle macchie lì è un po' che ci penso, perché sono un po', non so se sono macchie quando abbiamo fatto l'amore o quando il giorno prima, non riesco a darmene una spiegazione. Perché quando avete fatto l'amore, mi scusi? So, perché quando si fa l'amore magari si perde un po' di sangue, Clara, mi si saliva a volte. Mica era una vergine, Clara, scusi. Insomma, so, non era allora vergine, perché? Però era una donna che, come si dice,
Vabbè, glielo dico io, insomma, anche con un minimo di disagio, di rispetto per sua moglie. Sì. E quindi lei ha detto che sua moglie aveva un po' di secchezza, insomma, nel sì. vaginale, e quando facevate l'amore poteva succedere che, insomma, sua moglie avesse delle perdite. Sì, sì, sì. Naturalmente io devo ricordarle quello che è presente negli atti del processo, e quello che hanno ritenuto prima gli inquirenti e poi i giudici, cioè hanno ritenuto che lei invece avrebbe ucciso Clara nel letto, ecco, mentre dormiva, e che poi non avrebbe eliminato quelle macchie perché anzitutto non aveva tempo, e perché lei di queste macchie, che erano un po' sparse fra le lenzuola, sul cuscino, nei suoi pantaloni e pigiama, non si era accorto perché tutto si era svolto nel buio. Sono questi elementi che le hanno fatto guadagnare l'ergastolo. Sì, lo so. Sì, ma sono elementi proprio che non riesco a mandar giù. Non so, neanche un segno di Clara, cioè o il mio o sotto le unghie o qualcosa che Clara... Mi scusi, io devo fare in questo sì. punto la parte, ecco, una parte a lei contraria, insomma. Cioè, se avessi ucciso Clara mentre dormiva, Clara non avrebbe avuto neanche modo di reagire, probabilmente. E le mie mani, cioè le unghie, cioè fare delle... non so io... Ma non gliel'hanno esaminate, allora? No. Non le hanno fatto una perizia no. corporale, no. insomma, un esame? No, non ho fatto niente. Hanno lasciato fuori 8 mesi senza fare niente, dopo 8 mesi sono venuti lì, mi hanno arrestato. Brandi, comunque io le riassumo adesso in blocco la tesi della scusa. Per i giudici... All'alba lei avrebbe strozzato e strangolato sua moglie Clara mentre dormiva. Si spiegherebbero sempre così per l'accusa, appunto, come dicevo prima, tutte le tracce di sangue ritrovate nel letto, sì. sul pigiama, sul piumone, sul bordo del divano, così. Sempre nel convincimento dell'accusa, logicamente. Lei, Lorandi, dopo aver strozzato e strangolato sua moglie, Clara l'avrebbe poi presa in braccio e l'avrebbe depositata nel, diciamo, sì. nel soggiorno. L'acqua è dove è stata ritrovata, e questo spiegherebbe anche perché Clara era a piedi scalzi, ma spiegherebbe anche perché non sono state trovate impronte di piedi nudi sul pavimento. Ecco, questi sono alcuni degli elementi, insomma, che sono stati ritenuti diciamo di sospetto a suo carico, ecco. Però Lorandi, a segnare il suo destino è stato soprattutto un piccolo banale oggetto casalingo, un ferro da stiro. Perché a processo, incredibilmente, protagonista è stato un ferro da stiro. E questo perché? Perché su quel ferro da stiro, ma soprattutto sull'orario nel quale questo ferro da stiro sarebbe stato acceso, c'è stata peraltro una battaglia furiosa fra accusa e difesa. Insomma, perché il dato determinante è stato questo, stabilire tecnicamente a che ora esattamente quel ferro da stiro era stato acceso. Se era stato acceso mentre lei, Lorandi, era ancora in casa, e quindi per confezionarsi l'alibi lei poteva avere acceso il ferro, o se invece questo ferro fosse stato acceso oltre l'orario in cui lei era uscito di casa, cioè mentre lei era al lavoro, a quel punto il ferro l'avrebbe acceso Clara, e quindi una Clara viva e vegeta mentre lei era fuori casa. Quando Clara ha messo dentro quella spina lì Lorandi era a lavorare. L'utilizzo dell'elettrodomestico del ferro da stiro è un punto centrale del processo. Esso rappresenta il vero momento processuale nel quale si può stabilire, col quale si poteva stabilire se Lorandi fosse stato o meno presente all'epoca del delitto nella casa dove purtroppo ha trovato la morte Clara Bugna. È stato quindi ricostruito a tavolino da parte della procura il momento in cui il ferro da stiro è stato utilizzato. Ne sono scaturiti dei dati che sono stati, come dire, contrastati e contestati dal consulente di parte della difesa, il quale ha sostenuto e ha scritto che questi dati erano assolutamente inattendibili.
Quindi il punto centrale del processo muove attraverso una ricostruzione di una prova fatta in laboratorio e peraltro precaria. Le contestazioni non sono state assolutamente accolte, quindi sono state disattese e non si è dato corso nemmeno ad una perizia. Vede Lorandi, lei sa bene che al di là del ferro da stiro, al di là delle macchie ematiche, al di là delle tapparelle alzate e abbassate, le due sponde, ecco, fra le quali oscilla la sua innocenza o la sua colpevolezza, sono queste, sono due. L'ora della morte di sua moglie Clara e l'ora in cui lei si è allontanato da casa. Lei ricorda che ora precisamente lei ha detto di essersi allontanato da casa? Io guardi, quando esco da casa sopra, io parlo da casa su, sono le 25 alle 7 o 6 e mezzo. 6.30, 6.35, sì. Ha detto lei. Ecco. Se Clara è stata uccisa oltre quell'ora, quindi oltre le 6.35, lei ha un alibi di ferro. Perché alle 6.50 lei era sicuramente in ditta, in azienda, così come abbiamo ampiamente spiegato. Ma il punto è questo, per la morte di Clara, i periti dell'accusa prendono in esame un arco di tempo che va dalle 2.30 del mattino alle 8.15. Sai come fanno in generale i periti? Per la morte prendono un arco di tempo vasto. Sulla base di una serie di elementi fisiologici e ambientali, i periti stabiliscono che Clara sarebbe stata uccisa intorno alle 5.50 del mattino, orario in cui Lorandi, lei era certamente a casa. Per l'accusa quindi Lorandi, responsabile dell'omicidio di sua moglie, sarebbe lei. Ma la domanda da porre è questa, e forse non è neanche a lei che posso porla. Si può scientificamente stabilire con esattezza l'orario della morte di una persona? Dobbiamo avere l'umiltà, ognuno di noi, di dire: non sono testimone dell'evento, non posso essere stretto nella valutazione di orario di quando questo è avvenuto. Ecco qui la forbice oraria che offriamo spesso. È chiaro che in un caso del genere, quando la forbice oraria fra il supposto decesso e la constatazione dei dati tanatologici da parte del medico legale si esprime in 8-10 ore, il medico legale deve essere umile nell'offrire una realtà estremamente ampia e soprattutto non può offrirla in termini di minuti. Questo è quanto la medicina legale offre, altrimenti facciamo un servizio debole e soprattutto antiscientifico alla realtà giudiziaria e alla verità processuale e diventiamo utopistici portatori di un pensiero che non è comprimibile scientificamente in poche ore. Lorandi, vorrei ora tornare ai giorni successivi alla tragedia. Ecco, abbiamo lasciato lei in ospedale, abbiamo detto che lei sotto trauma, le era schizzata la pressione a 1000. Accanto a lei in quei giorni bui c'erano i suoi familiari, in particolare le sue sorelle. Quando lei è uscito dall'ospedale, dove va? Lorandi, cosa fa? Siccome mia suocera vive da sola, e hanno chiesto se potevo andare là con lei e sono sempre stato là assieme a mia suocera. Indubbiamente era un segnale non solo di affettività, ma anche di grande fiducia nei suoi confronti. Sì. Così? Cioè, perché io volevo bene a mia suocera, poi non ho mai avuto niente nel contrario con mia suocera. Né con i miei cognati, perché venivano là, mi portavano da mangiare, mi portavano a fare le passeggiate tutti i giorni. Tutti i giorni mi dicevano: te Bruno devi andare avanti così, devi sempre dire quello che hai fatto, di sempre la verità. Però, a quanto risulta dagli atti, a un certo punto questa apertura di credito che i familiari di Clara fanno nei suoi confronti subisce una modifica, perché il vostro rapporto si inclina pesantemente. I familiari di sua moglie hanno invece testimoniato che a metterli in sospetto sarebbe stato anzitutto il suo comportamento, cioè un comportamento da loro definito ambiguo, strano. Loro hanno raccontato che lei non usciva mai di casa, che era sempre taciturno, che non pronunciava mai il nome di sua moglie, che mai interveniva nei loro discorsi relativi logicamente a Clara e rimaneva sempre seduto a testa bassa e quando gli chiedevano perché lei non volesse parlare di Clara, cioè lei ripeteva solo con la monotonia di un mantra che Clara gli aveva detto che doveva stirare. Insomma, questo è quello che hanno, cioè, presente gli atti del processo. Ecco, quindi lei non si riconosce o no in questa descrizione? No, perché quando venivano là qualcuno, mie sorelle o amici,
c'era una stanza a parte, andavamo là, parlavamo di Clara, parlavamo di tutto quello che c'era da parlare, di però anche con i miei cognati non avevo più nessuno. Allora cosa hanno fatto? Secondo i fratelli di Clara, lei sarebbe andato via di casa, è andato via di casa perché il momento in cui ha cominciato, ha intuito che loro sospettavano, sì, che a uccidere Clara era stata lei. Il 12 ottobre del 2007, quindi a distanza di circa 8 mesi dalla tragedia, Lello Randi viene arrestato. L'accusa è di quelle terribili. A uccidere sua moglie Clara Bugna sarebbe stato lei. Vede, Randi, la sua è una vicenda che sconvolge e sgomenta, anche per gli interrogativi che pone proprio sul piano del sentimento profondo. Perché lei avrebbe ucciso sua moglie strozzandola proprio nel lettone dove avevate fatto l'amore poche ore prima. Insomma, è un orrore, un autentico orrore, insomma, perché diciamola tutta, Randi, o lei è un povero disgraziato, uno che da premio Nobel della sfortuna, della sfiga, direbbero dalle nostre parti, vittima quindi di un errore giudiziario che l'ha stritolata poi. Oppure, mi perdoni, lei è veramente un mostro, cioè uno capace di uccidere chi più al mondo avrebbe dovuto amare. E parlo di sua moglie e di suo figlio, insomma, quindi... Randi, diciamo subito per onestà intellettuale che il suo è stato un processo altamente indiziario. Un processo indiziario fondato massivamente su 2 o 3 elementi ritenuti peraltro indizianti per l'accusa e assolutamente impraticabili per la difesa, a partire dal movente che le è stato attribuito. Voglio ricordare lei qual è stato il movente? Ma i moventi ce n'erano 2. Il primo era perché Clara mi aveva detto che voleva riaprire il caso del bambino. Dopo invece ce n'è stato un altro che era per, cioè, coi soldi del licenziamento che avevi preso per quando andai in pensione, Clara avrebbe voluto riaprire il caso. Ma posso chiedere quanto sarebbe stata, diciamo, a che cosa sarebbe ammontata questa liquidazione? 8.000 euro. Una cifrona. Cifrona. Ad ogni modo, Randi, per l'accusa, lei ha ucciso sua moglie proprio a causa della invincibile esigenza che Clara aveva che si approdasse alla verità per l'omicidio del suo bambino. Va detto che persone vicine a Clara hanno detto che sua moglie aveva nell'ultimo periodo, onestamente, questo va ricordato, un po' come chiodo fisso quello di che fossero riaperte le indagini. Tant'è che Clara seguiva con trepidazione non solo la cronaca, ma beveva come nettare addirittura le notizie relative alle indagini che avevano portato a riaprire, a risolvere il caso dell'Olgiata, lasciamo perdere via Poma, ma il caso di Elisa Claps, insomma. Sì. Lei questo però lo conferma, lei? Confermo che guardava, ma che Clara mi avrebbe detto una volta, se avessi i soldi aprirei il caso. Mai sentito parlare di soldi per aprire il caso? C'è una cosa che va detta, Randi. Ecco. Clara era una donna amabile e amata. Non aveva nulla al di fuori della vostra vita di coppia. Parliamoci chiaro, non aveva un amante. Per dare una motivazione di questa tragedia, lei però ha ipotizzato un omicidio per rapina. Vero, Randi? Sì. Ecco. A questo proposito, Randi, lei ha parlato di 5.000 euro, sì, no? Che sarebbero poi spariti da un mobile, sì, di casa vostra, proprio da, sì, quel mobile la cui anta è stata trovata aperta. Cominciamo col dire una cosa, Clara aveva l'abitudine di tenere in casa una somma così cospicua? Clara teneva a casa i soldi quando doveva comprare qualcosa. Siccome lei è pagata in nero, non vanno in banca i suoi soldi, se li tiene lei. Come in nero? Fa passare un guaio ai suoi datori di lavoro? Metà. Perché Clara voleva far mettersi a posto i denti. 5.000 euro? Erano soldi che aveva preparato per dare l'acconto al dentista. Ma chi poteva saperlo, scusi, che Clara aveva questa cifretta così cospicua in casa? Chi poteva saperlo? C'è una persona che lo sa, perché lo ha anche detto. C'è il cameriere dove lavorava Clara. Che non, sa, non faccia nomi. No, no. La confidenza con lui ce l'aveva perché...
Niente, ma Clara aveva questo tipo di confidenza, questa persona di cui noi non sappiamo nulla. Aveva confidenza stato... perché era un ragazzo che era già stato mandato via per motivi, poi è stato riassunto. E Clara lo stava aiutando. Comunque, cioè, Lorandi, una cosa va detta, sono illazioni assolutamente personali di cui lei si assume la responsabilità, sì, logicamente. Ma certo. È dato indiscutibile ed incontestabile che in questa vicenda giudiziaria Bruno Lorandi sia stato l'unico ed il solo indagato, nessun altro. Dichiara Lorandi Bruno colpevole dei reati ascrittigli. E ritenuta la continuazione lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare. La parola ergastolo fa paura perché devi morire in carcere. Quella lì è una parola... No. Che lei non... Perché non mi fa... Mi fa meno paura l'ergastolo che parola Bruno hai ucciso la tua Clara. Perché non so più cosa fare. L'ho sempre detto ancora dal primo giorno. L'ho detto ancora là in ospedale, sotto l'effetto delle punture, sono venuti lei i carabinieri. Ho spiegato tutto quello che ho fatto il giorno lì. Ho sempre giurato davanti a Dio, avanti a tutti, che non ho fatto niente a mia moglie. E non si sente niente, non si parla di niente, buttato dentro di via. Ma se dovrei dare ascolto alla mia testa, farla finita, basta. O c'è ancora la mia Clara che mi dà la forza, no. Non lo so. Non lo so. Allora, lei... Noi ci stiamo parlando, lei sconta la pena nel carcere di Alessandria. E per consapevolezza diffusa, si sa che chi è accusato di avere fatto male, del male a donne, a bambini, in carcere non ha vita facile. I suoi compagni di pena come si rapportano a lei, Lorandi? Bene. Vengono lì a baciarmi. Gente che ha 70 anni che viene lì a darmi la buonanotte. È vero che mi sono vicini perché... Mi stanno vicini. Temono per lei. Anche quelli lontani che sono andati via di qua mi scrivono. Non avere paura, Bruno. Vedrai che la giustizia verrà dalla tua parte. La giustizia. Lorandi, lei comunque... Lei dice, io non ho il coraggio di fare... Però lei ha tentato di togliersi la vita in carcere. Sì. È così? E sarebbe bello, me ne è finito fuori tutto. Tanto so di andare con la mia Clara. Lo so. Non vado in inferno, perché l'inferno è qua.